Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Ci sono più di 3.000 specie di serpenti nel mondo. Possono essere trovati nelle giungle e nei deserti di tutti i continenti, tranne l'Antartide, perché ai rettili non piace il freddo. Nel video di oggi vi mostriamo 10 dei serpenti più rari del mondo. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Il serpente dal naso a foglia malgascio è così raro che può essere trovato solamente nelle foreste del Madagascar, da cui il nome scientifico Langa madagascanensis. Come potrai vedere, una delle sue caratteristiche più sorprendenti è il suo lungo naso, che in alcuni casi ricorda una foglia. Questo serpente è anche noto per la sua capacità di mimetizzazione. I maschi sono di colore marrone chiaro con una pancia gialla, mentre le femmine hanno la pelle grigia screziata. Entrambi sono perfetti per nascondersi tra i rami, trascorrono la maggior parte del loro tempo camuffandosi tra gli alberi. Il serpente dal naso a foglia malgascio è anche velenoso per gli animali piccoli come rane, gechi e iguane che vivono in Madagascar. Fortunatamente non sono così pericolose per l'uomo e il morso può causare solamente un lieve gonfiore. Numero 9. Questa è Lucille, il primo e unico serpente bianco scoperto sulla Terra fino ad oggi. È stata salvata in natura nella parte settentrionale dell'Australia meridionale da alcuni residenti ed è stata portata al parco faunistico. Dopo averla visitata, hanno scoperto che Lucille è in realtà uno Stegonotus cucullatus, una specie di serpente che si trova nel Queensland, Australia e Nuova Guinea. Solitamente questi serpenti hanno un colore marrone o nero, ma sembra che Lucille sia albina. Hanno scoperto che c'era solamente qualcosa di sbagliato nei suoi geni, che causavano la perdita di pigmentazione nella pelle ma non negli occhi. Se fosse un serpente albino, i suoi occhi dovrebbero essere rossi, invece ha gli occhi neri. Considerano incredibile come Lucille sia riuscita a diventare così grande, perché da piccoli possono essere facili prede perché non riescono a mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Numero 8. Il serpente dell'albero del paradiso, o semplicemente serpente volante, è una specie di serpente interessante per alcuni ricercatori. Naturalmente, questi serpenti non sono effettivamente in grado di volare, scivolano da un albero all'altro, si trovano principalmente nel sud-est asiatico e i loro movimenti simili a scivolamenti sono stati catturati dalle fotocamere a rallentatore. Gli scienziati non sanno perché questi serpenti volanti lo fanno, ma probabilmente per sfuggire ai predatori. Una bella esperienza vedere serpenti che hanno queste caratteristiche. Alcuni di loro potrebbero anche percorrere una distanza di 100 metri. Numero 7. Il prossimo serpente della lista ha un aspetto unico, perché come puoi vedere ha un emoji di una faccia sorridente. Il proprietario Justin Kobilka, che ha trovato il serpente, dice che non è chiaro il motivo per cui il serpente ha questi motivi sulla sua pelle. Il serpente è in realtà un pitone reale ed è normale che abbia dei disegni, ma la forma di tre emoticon è estremamente raro. È anche chiamato pitone palla perché possono arrotolarsi in una palla quando si sentono stressati. Questo tipo di pattern non si trova solamente nei serpenti, ma anche nei cavalli, nei gatti e nei cani. Quando le persone prendono un serpente come animale domestico, è spesso un pitone reale, quindi questa specie non è così rara, ma il disegno a forma di smile sul serpente lo è. Numero 6. Il Naja pallida è considerato uno dei serpenti più belli del mondo. Nel seguente video del canale YouTube Snake Catchers vediamo un Naja pallida in mezzo a un intero gruppo di serpenti neri. Quello che mi chiedo è se anche gli altri serpenti la vedono come un re a causa del suo colore. Tuttavia non tutti i Naja pallida hanno lo stesso colore. Alcuni hanno un colore arancione, rosa o marrone chiaro. A volte dipende da dove si trovano. I Naja pallida del Nord Africa hanno un aspetto diverso da quelli del Kenya o della Tanzania. Rispetto agli altri cobra è molto più piccolo e di solito misura circa 1,50 m, mentre altri possono raggiungere una lunghezza di 2 metri. Se ne incontrate uno fate attenzione perché sono velenosi e quando ne hanno la possibilità sputano in direzione degli occhi del nemico. Per gli esseri umani può causare dolore estremo e persino portare alla cecità permanente. Numero 5.
Gli imantodi dalla testa ottusa sono noti per la loro testa e occhi grandi. Il serpente sembra un po' strano e gli occhi costituiscono circa il 26% della testa. Appartengono alla famiglia dei serpenti cornuti, che ha la più grande famiglia di serpenti con circa 249 specie. Tuttavia, l'imantode è piuttosto raro. Rispetto agli altri serpenti sulla Terra, questo serpente ha una delle pupille più grandi. La maggior parte dei serpenti ha anche una vista molto scarsa e si basa principalmente sul senso dell'olfatto e sulle vibrazioni del loro ambiente. Ma questo serpente ha altri tipi di occhi che gli danno una visione migliore. Il serpente di solito caccia di notte animali più piccoli, come ad esempio rane e lucertole. Si siedono spesso rannicchiati in luoghi ombrosi in modo che non possano essere trovati. Numero 4. Quando vedrai per la prima volta il serpente giarrettiera rosso della California, rimarrai sorpreso dai molti colori che hanno sulla loro pelle. Troverai questa specie principalmente in Nord America, che può raggiungere una lunghezza di 100 cm. Oltre ai loro bei colori, questi serpenti hanno un'altra caratteristica unica. Questo serpente è uno dei pochi serpenti vivi al mondo. I serpenti vivi si riproducono dando alla luce i loro piccoli invece di deporre le uova. Questi serpenti hanno anche tossine che possono essere mortali per la loro preda. Tuttavia, non sono pericolosi per l'uomo, ma il morso è sgradevole. Devo dire che questo è uno dei serpenti più belli che abbia mai visto in vita mia. E secondo te? Numero 3. Il corridore di Antigua è un serpente grigio-marrone che si trova solamente sull'isola di Big Bird al largo delle coste di Antigua e Barbuda. Questo serpente era il serpente più raro sulla Terra e nel 1995 ne erano rimaste solamente una cinquantina. Il loro numero diminuì nel 1800 a causa dell'improvvisa invasione di ratti e manguste. Si pensava anche che fossero estinti nel 1936 e nel 2009, grazie ad alcune persone e organizzazioni, sono stati in grado di limitare la popolazione di animali invasivi sull'isola. Ciò ha fatto aumentare poi nuovamente la popolazione. Oggi ce ne sono circa 1100 rimasti sulla Terra. La maggior parte di questi può essere trovata sull'isola, ma le organizzazioni li hanno portati anche sulle altre isole. Questo serpente non rappresenta una minaccia per l'uomo, ma può emanare uno strano odore se si sente minacciato. Numero 2. La famiglia Rogers della Florida non riusciva a credere a ciò che il loro gatto domestico un giorno aveva portato a casa, perché non era un serpente qualsiasi, ma uno con due teste, vivo e vegeto. La loro figlia di 13 anni era a casa quando il loro gatto ha lasciato cadere il bizzarro serpente nel loro soggiorno. La ragazza è riuscita ad afferrare il serpente e poi ha chiamato sua madre per raccontarle la bizzarra storia. Hanno deciso di chiamare il serpente Dos, che significa due in spagnolo. Il serpente è cresciuto in un ambiente sicuro perché sentivano che non era una buona idea rilasciarlo. La malattia si chiama bicefalia, il che significa che non sono in grado di separarsi l'uno dall'altro alla nascita. Quindi è piuttosto difficile decidere in che direzione dovrebbero andare. Numero 1. Il serpente da corsa di Santa Lucia era una specie di serpente che ha preso il titolo per la specie di serpente più rara del mondo, dal serpente da corsa dell'Antigua. Oggi si stima che ne siano rimasti meno di 20 in natura. Come il corridore di Antigua, si pensava che si fosse estinta nel 1936, fino a quando non fu riscoperta nel 1973. Gli ultimi corridori di Santa Lucia si trovano sulla piccola isola di Maria Mayor, nelle Antiglie, dove sono protetti contro le manguste e altri predatori di serpenti. Quindi rimane una specie protetta e sono ad altissimo rischio di estinzione. Per salvare la specie, il governo ha dichiarato l'isola una riserva naturale. Anche così, ci sono però buone probabilità che i predatori riescano ad entrare nell'isola, perché non c'è molta distanza tra l'isola e la terraferma. Hai mai visto un serpente raro? Facci sapere nei commenti! Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video!